Il 2024 è un anno di celebrazioni in casa Longines. Ricorre infatti il 70° anniversario dal lancio sul mercato di una tra le collezioni più longeve del marchio, la collezione Conquest. E per l'occasione Longines ha lanciato il nuovo Conquest Heritage Central Power Reserve durante un evento dedicato alla stampa a Milano. La presentazione ha avuto come protagonista Giuseppe Miccio, Head of Product and Development, che ci ha raccontato genesi e sviluppo della nuova collezione ed è stato il protagonista di una nostra intervista che scoprirete nel corso di questo video. Introdotto nel 1954, il Longines Conquest 9001 è stato in assoluto il primo orologio Longines, il cui nome sia stato depositato presso l'ufficio federale della proprietà intellettuale di Berna in Svizzera. A quell'orologio seguì, 5 anni dopo, la leggendaria referenza Longines Conquest 9028, sempre in misura da 35 mm, animata dal calibro 292 dotato dell'originale ed utile visualizzazione centrale dell'autonomia di marcia, realizzata mediante dischi girevoli coassiali. In epoca più recente, correva l'anno 1984, la collezione ha anche preso le sembianze di un modello sportivo con bracciale, il modello VHP referenza 4952, dotato in questo caso del movimento Very High Precision 276, e infine tornato alle origini con il classico Conquest Heritage, che nel 2014 ha spinto le 60 candeline della collezione. Il 2024 segue la timeline storica della collezione, riproponendo il secondo modello in ordine di tempo. Il nuovo Conquest Heritage Central Power Reserve prende spunto quindi dal modello del 1959, riportando in auge la complicazione meccanica più interessante mai apparsa probabilmente su questo grande classico. Non c'è occasione migliore che la presenza del responsabile del team di sviluppo prodotto Giuseppe Miccio per spiegare adeguatamente la novità e raccontarci aneddoti, contenuti e futuro della collezione commemorativa. Allora, abbiamo scelto questo modello perché rappresenta l'identità più pura di Longines, nel senso che è un mix di eleganza, raffinatezza ed innovazione. Perché in questo modello particolare c'è una complicazione, la riserva di carica, indicata con due dischi al centro del quadrante. E questa è un'interpretazione unica di Longines. Quindi veramente rappresenta l'eleganza di Longines e il spirito innovativo. L'orologio classico torna di moda, anche se per Longines è sempre stato un prodotto essenziale nel nostro range di prodotti di orologi, è veramente un elemento di identità, il prodotto classico, elegante, molto fine, con una purezza di design che veramente rappresenta la storia di Longines, ma Longines va oltre, proponendo sì orologi classici, ma con qualità di materiali, qualità di movimenti che è al top sul mercato. Sì, siamo all'inizio di una nuova generazione di Conquest, nel senso che abbiamo ridisegnato tutta la linea Conquest Heritage e celebriamo il 70° anniversario del Conquest, però abbiamo pure ridisegnato il Conquest non Heritage. Quindi c'è un approccio globale sulla collezione Conquest e ovviamente avremo nuove complicazioni, nuovi colori, dimensioni negli anni futuri, quindi sì, c'è proprio un bel programma sul Conquest, quindi una nuova generazione più qualitativa, più bella, con un prodotto veramente, direi, contemporaneo, ispirato al passato. Raramente la riedizione di un modello include esattamente la stessa complicazione. Nel caso di questo modello possiamo parlare di riedizione fedele sia tecnicamente che esteticamente. Se infatti la cassa cresce, seppur limitatamente, dai 35 mm originali del 1959 ai 38 del 2024, la meccanica sfrutta la stessa logica di funzionamento, mista al meglio, che possa oggi offrire Longines a scaffale. La riserva di carica massima raggiungibile, comunque, e come indicato specifica, è 72 ore. Heritage sì, ma moderno in tutto. Il movimento è dotato di tutte le più recenti tecnologie come la spirale in silicio ed una resistenza ai campi magnetici che rispetta la specifica ISO 764.
è visibile attraverso il vetro zaffiro disposto sul fondocassa, da cui si notano la lavorazione a perlace sui ponti e Côte de Genève sulla massa oscillante, due decorazioni che identificano ormai costantemente le attuali produzioni dei calibri Longines. A riprova del meticoloso lavoro di design, il fondocassa presenta un anello di chiusura del tipo super compressor, sebbene la cassa sia impermeabile fino a 50 metri, che rende l'orologio particolarmente attraente e denota soprattutto una cura per il design che innalza decisamente il valore percepito di modello e collezione. Il quadrante merita una sezione dedicata perché è un elemento decisivo nel costruire l'aspetto vintage dell'orologio ed il suo equilibrio stilistico, complicazioni a parte. È piacevolmente bombato all'estremità, ricco di dettagli ed a suo agio in ogni schema di colore e finitura. Gli indici applicati sono dorati oro rosso o giallo o argentati, rispettivamente sul quadrante champagne, antracite o nero, ed intersecano un binario circolare interrotto esclusivamente dalla finestra della data d'ore 12. Inoltre, la parte principale delle lancette di ore e minuti ed alcuni punti sul quadrante, per la precisione ai quattro punti cardinali, sono riempiti di materiale luminescente, restituendo un effetto scenico che si esalta secondo noi sulla variante in antracite, che non a caso abbiamo scelto per la nostra clip a tema. Il disco centrale è una delle più gustose visualizzazioni della riserva di carica che si possono desiderare, consentendo di visualizzare il lento rilascio dell'energia immagazzinata. La possibilità di caricarlo manualmente è un'opzione utile che restituisce inoltre l'esperienza di carica manuale frequente negli anni 50. Lo stop avviene in prossimità delle 64 ore, come indicato sul quadrante, e da quell'istante i due dischi si muovono all'unisono e possono essere disposti nella posizione che preferite sul quadrante, come si evince dalle nostre immagini. Il nuovo Longines Conquest Heritage Central Power Reserve è delizioso, è l'anteprima 2024 dedicata alle celebrazioni del 70° anniversario della collezione, conferma quanto Longines abbia a cuore il Conquest. Osservando le tre opzioni, scegliamo la versione champagne per leggibilità e luminosità del quadrante e anche per sapore vintage, ma l'antracite è secondo noi la più bella per ricchezza di riflessi e raffinatezza. Al netto delle opinioni personali, risalta secondo noi oggettivamente una elevata cura costruttiva dentro e fuori, che conferma le rinnovate aspirazioni di crescita di prodotto di Longines. Avremmo forse dotato l'orologio anche di un bracciale classico in opzione, alla stregua del modello originale che riportiamo nell'immagine a schermo. Consentirebbe di estendere il suo raggio d'azione e ne siamo certi potrebbe raccogliere il consenso di un audience ancora più ampio.